Io sono sicuro che la dottoressa, che è una lieve spisa, scusate, la spisa, voi tutti sapete che cos'è la spisa. Ecco, per esempio, scusi dottoressa, solo per dire una cosa, fra gli incentivi e le cose, la formazione del personale. Volevo parlare di questo. No, mi sono ritrovata moltissimo nella sua lezione e anche insomma operando nella pubblica amministrazione e in alcuni passi, mi dica lei se ho interpretato male, ho visto proprio questo tema che è quello della valorizzazione del personale e nel quale ricade sicuramente anche la formazione. Quindi mi concentrerei un attimo sul pubblico impiego perché lei citava prima quelle regole di condotta abbastanza simpatiche con riferimento al pubblico impiegato, anche riportate in parte nella nostra Costituzione, ma ci si è soffermati poco a mio avviso. Adesso io magari parlo di una parte storica che ho visto un po' studiando e anche lavorando e magari tralascio decenni prima e potete dirmi, confermarmi se è stato così, però penso che ci si è poco concentrati sulla valorizzazione del personale e anche sul collegamento che a mio avviso deve esserci tra il pubblico impiegato e quel progetto politico che lei diceva essere alla base della nascita della pubblica amministrazione, ma a mio avviso di ogni singolo ufficio pubblico. Perché io quando penso ad un ufficio pubblico penso che nasce e diciamo funziona proprio per attuare un progetto politico e non c'è spesso un collegamento, anzi c'è proprio un'assenza con riferimento a quello che un pubblico impiegato fa e quali sono le funzioni, la finalità per cui svolge quelle attività. Io all'interno degli uffici spesso vedo dei colleghi che non conoscono completamente o quasi per nulla i servizi nei quali operano, non conoscono le finalità, non conoscono gli obiettivi di quel servizio, non conoscono i dati di quel servizio e questo per me è un grande limite rispetto proprio a quell'aspetto di cui parlava lei, come posso far funzionare al meglio le risorse che ho. E quando parliamo di risorse io penso che ci sono anche le risorse umane che fanno funzionare la pubblica amministrazione e che costituiscono, a mio avviso, un aspetto di quell'efficienza che tutti i cittadini vogliono. E quindi mi ritrovo con lei anche sul tema della partecipazione, perché vedo anche qui nel Comune di Bologna il fatto che oggi i cittadini partecipano a attuare dei piccoli progetti di riqualificazione delle zone, portano anche ad esempio i miei colleghi gli impiegati a domandarsi su cosa fa l'amministrazione e soprattutto su per chi fa l'amministrazione, quindi sul cittadino. Sì, i nostri colleghi sono stati anche in parte formati, si trovano anche a discutere in maniera molto diversa rispetto a quella che è stato, a quello che è stato negli anni precedenti. La formazione viene fatta molto poco, ma secondo me non solo ai funzionari o impiegati, la formazione serve in quest'ottica qua anche alla dirigenza, per questo mi trovo d'accordo anche su tutte le problematiche della dirigenza che si ripercuotono necessariamente e che spesso dimostrano che di fatto molti dirigenti non sono in grado di fare dei manager aziendalisti dove c'è anche il tema della gestione del personale, oltretutto il tema insomma di cui parlava lei, dell'immobilismo eccetera. E l'altra, quindi questa è più una considerazione, mi trovo molto d'accordo e secondo me formazione e dirigenza e lavorare sulla dirigenza è assolutamente fondamentale. Mi chiedo quindi se il tema della dirigenza a contratto determinato può essere sufficiente per valutare, insomma possa essere sufficiente per la politica per valutare l'operato del dirigente. E poi l'altro tema invece di cui volevo fare una domanda è un po' questo tema del decentramento e anche della legge di riforma della Costituzione, il fatto che sono state trasferite molte funzioni dalla Regione allo Stato proprio in considerazione di questo affanno di cui lei parla e che credo è una situazione affanno noto e ben visibile, perché tutti noi conosciamo bene gli uffici e abbiamo dei rapporti con gli uffici dell'amministrazione locale, conosciamo molto poco gli uffici dell'amministrazione centrale e quindi il fatto che molte funzioni legislative siano state trasferite, come si ripercuoterà dal punto di vista delle funzioni amministrative, io sono abbastanza spaventata e penso che non si è discusso abbastanza, ci si è molto soffermati sul tema del Senato tralasciando tutta questa parte che è comunque importante. Grazie.
raccogliamo un po' di... Sì, no, non si può venire lì? No, si sente. Io volevo tornare sull'inizio, sulla prospettiva storica, chiedendole un motivo di speranza, perché da quello che, dalla mia conoscenza della storia europea, le amministrazioni e la cultura amministrativa, diciamo, perdura come nevi perenni, non solamente in Italia. Al dissolvimento dell'Unione Sovietica sono ritornate le forme organizzative che c'erano prima, così come l'amministrazione tedesca o quella francese o quella inglese hanno dei caratteri comuni a quello che magari abbiamo letto nei romanzi dell'Ottocento. Quindi mi chiedo, al di là della strategia politica di un governo, che può essere più o meno efficace o più o meno visionaria, come possiamo sperare che cambi questa cultura o questo modello organizzativo prima che magari passino dei secoli? Ci sono... Abbiamo qualche altra domanda? Prego. Posso avvicinarmi? Prego, 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 così io sento bene. E poi sentono anche i tuoi colleghi. Approfitto del punto di averla questa sera, perché è veramente un onore, insomma, averla frequentata per tanti anni. Ah, senti, io come, anche come allievo prima non ci appunto a ricordare questo passato. Spero non troppo remoto. No, assolutamente, assolutamente. E, peraltro aggiungo a questa esperienza universitaria anche un'esperienza ormai ventennale, quindi tempo del passato nella pubblica amministrazione. E, tra l'altro voglio sottolineare questo periodo particolare che vede una riforma della pubblica amministrazione in un processo costante in questi ultimi due anni di vita della nostra Repubblica. E faccio un esempio: nell'ultimo anno e mezzo, pur non cambiando scrivania, ho cambiato tre casacche, nel senso che ero prima un funzionario della provincia di Bologna, dal 1 gennaio 2015 sono diventato funzionario della città metropolitana e dal 1 gennaio 2016 sono funzionario di ARPA, Agenzia Regionale per l'Ambiente. Questo per dire che sì, è vero, questi processi di revisione dell'azione amministrativa e soprattutto degli obiettivi che l'amministrazione si deve porre sono assolutamente fondamentali. È anche vero che in questo periodo l'amministrazione sta vivendo un periodo di sconvolgimento proprio nelle basi, nelle fondamenta molto molto importante, per cui oggi come oggi forse è più difficile conciliare questi aspetti e questi obiettivi che ci si pone. Poi volevo fare una domanda in particolare su un tema a cui se non ricordo male era praticamente affezionato, ovvero la semplificazione dell'azione amministrativa, no? Alcuni anni fa, lei ricordo, parlava di un'amministrazione non più tanto volta a un'azione, faccio ad esempio riferimento al rilascio delle autorizzazioni, quindi ad un'azione attiva, ma piuttosto una funzione che rimanesse nella pubblica amministrazione, una funzione di controllo. Nella serie lasciamo agire il privato e l'amministrazione valuta se comunque il privato si è mosso secondo le regole. Chiedo se oggi questa azione, questo diciamo, percorso è ancora appunto percorribile. E un'altra considerazione è quella che appunto lei mi faceva presente con riferimento alla legge anticorruzione. Devo dire che sposo in pieno le sue osservazioni. Io ricordo tra l'altro quando ci fecero fare un corso di due giorni su come doveva essere interpretata, di come doveva essere gestita la legge anticorruzione, tra l'altro una platea in tutti i dipendenti furono chiamati ad ascoltare il docente su questi aspetti, e a me veramente sembrò una cosa quasi paradossale, in primis perché un dipendente comunque ha come riferimento, un dipendente pubblico ha come riferimento una disciplina particolare, prima ricordato alcuni aspetti, ma ce ne sono altri più importanti relativi alla figura del dipendente pubblico. E comunque ci sono, ho subito pensato, le norme penali di riferimento. Voglio dire, se un dipendente pubblico si macchia di un reato come quello, c'è comunque già una disciplina ben regolamentata che prevede appunto
una pena. E paradossalmente fu previsto un corso di formazione su questi aspetti e mai negli anni precedenti appunto una formazione del tipo cosa siamo chiamati a fare e come lo dobbiamo fare, no? Quindi quello che diceva lì prima è assolutamente vero. E quindi un dipendente pubblico è spesso lasciato ad agire nei confronti anche del cittadino che è destinatario finale dell'azione amministrativa in balia di conoscenze a volte non sempre complete. Da qui la nascita della prassi, che è sempre a volte spesso lasciata all'iniziativa del singolo dipendente. Ci sono uffici che adottano un procedimento in un certo modo, uffici in un altro modo. Finisco e cito un esempio che ha riguardato il mio ufficio, che mi occupa di sanzioni in materia ambientale. Un caso che riguardò la provincia di Bologna e la provincia di Ferrara, per lo stesso la contestazione del medesimo illecito che aveva visto coinvolte diverse imprese del territorio, a confine tra le due province, la provincia di Ferrara decise in un modo, la provincia di Bologna decise in un altro, con strascichi poi in tribunale, che diedero fortunatamente ragione alla provincia di Bologna. Assolutamente sì, insomma avevamo fatto bene noi. Questo per dire appunto come a volte si possono sviluppare delle azioni amministrative diverse a seconda di quella che è veramente la conoscenza e la preparazione dei singoli funzionari. Grazie.